avete avuto il curriculum, quindi avete visto che anche il tipo di lavoro che ha svolto, non solo presso la Federico II, quando ha cominciato con il professore Bonavita, ma successivamente nel suo percorso indipendente dalla Federico II, e poi tutta la sua carriera che ha sviluppato invece presso la seconda università di Napoli, dove è professore ordinario di neurologia. Oggi ci tiene una conversazione con noi sul tema del contributo delle neuroscienze alla qualità della vita. So che alcuni di voi hanno particolare interesse a questo argomento, pur nella sua complessità. Spero che Gioacchino non ci perdonerà le nostre mancanze di conoscenze approfondite sul tema, però lo ascoltiamo con grande piacere, soprattutto che è un grande piacere di averlo in una casa che era la casa della mia famiglia, che questa è la casa era appunto come delle zie di mio nonno, e quindi anche casa di Gioacchino, che Gioacchino appartiene alla mia vita e alla mia famiglia. Quindi facciamo un grande applauso. Bene, allora, prima di tutto, se a Felice fa piacere, a me fa almeno altrettanto piacere, perché quello che tu dici è, si direbbe vice versa, vale anche per me, anche per me Gerardo, che è stato uno dei miei primissimi allievi. Poi non tutti gli allievi rimangono con il maestro, ammesso che io mi possa considerare un maestro, ma se è vero che io faccio il maestro, lasciare una traccia è una delle cose più belle che un maestro possa raggiungere. Quindi e il fatto di aver lasciato una traccia con Gerardo, che poi questa sera non c'è perché lui è un fedente, ma insomma questo fa parte del gioco, insomma, della personalità di ognuno di noi, esatto. Mi fa particolarmente piacere, mi fa quindi particolarmente piacere essere qui con te in questa casa che so essere una casa della vostra famiglia. Poi ho dovuto lavorare un po' in questa relazione per metterla insieme, e l'ho fatto con piacere perché, come dicono i maestri della letteratura, insegnando si impara, e quindi anche io nel preparare questa relazione, che in fondo tratta argomenti che io conosco, ma per metterle insieme, per organizzare il discorso, qualcosa ho imparato anche io. Quindi come al solito si ricava sempre qualche cosa da queste esperienze. Il contributo delle neuroscienze alla qualità della vita non è semplice da organizzare. Forse dovremmo chiudere la luce, ecco, così vedete meglio. Questo è l'outline della mia conferenza, per cui io introdurrò brevemente il discorso la definizione, se volete, dell'essenza delle neuroscienze. Immagino che abbiate già sentito parlare di qualità della vita. Sì. Ecco, quindi quella che non viviamo, cioè, non viviamo poco. Però anche qui c'è bisogno, perché io faccio il clinico, non faccio il filosofo, e quindi c'è bisogno che io la introduca dal punto di vista del clinico. E poi vi farò vedere degli esempi che esprimono le ricadute che l'avanzamento nel campo delle neuroscienze ha già prodotto, almeno in alcuni temi. E ovviamente non si può parlare di tutto, le neuroscienze sono l'argomento più sponsorizzato insieme all'oncologia dal governo degli Stati Uniti in tema di ricerca, quindi capite bene che non si può riassumere in mezz'ora, 40 minuti tutto quello che in avanzamento di qualità di conoscenze, e non tutto l'avanzamento delle conoscenze hanno già una ricaduta sulla qualità della vita, quindi io non lo posso riassumere né in mezz'ora né in una giornata, per cui vi farò alcuni esempi su quelli che io penso essere i temi che più impattano sulla vita reale di ognuno di noi, che sono alcune ricadute diagnostiche, alcune ricadute terapeutiche, alcune ricadute sulla ricadute e produzione della genetica, e poi vi parlerò con dei dati personali sulle ricadute che l'avanzamento delle conoscenze in neuroscienze ha già avuto sulla comprensione di meccanismi di malattia. Poi vediamo se siamo d'accordo nelle conclusioni. Quindi di che parliamo? Per neuroscienze si intende
voi riuscite a leggere così mi seguite meglio, l'insieme delle discipline che studiano le basi biologiche della mente e del comportamento, analizzando in particolare i vari aspetti morfo-funzionali del sistema nervoso. Quindi parliamo, abbiamo due entità grossolanamente, la struttura anatomo-funzionale del sistema nervoso che si traduce in funzioni. Non tutte queste funzioni sono semplicemente o chiaramente o oggettivamente misurabili o esplorabili, ma rispetto a qualche anno fa, io ho studiato in America, ho lavorato in America con Giovanni Di Chiro, un italiano che ha diretto una parte dell'Istituto di Neurologia per tanti anni, e lui forse ve la devo far vedere per capire da dove siamo partiti e dove siamo arrivati. Però un po' di tempo fa, adesso che ci penso, in televisione avete probabilmente visto un documentario su Mosso. Un documentario per giunta molto bello, un fisiologo torinese che ha messo a punto le prime macchine per misurare alcune delle funzioni del cervello. In pratica lui misurava le pulsazioni del cervello con una macchinetta applicata sulla testa, una cosa artigianale. Da quello siamo arrivati ad alcune cose che vi farò vedere, e ve le farò vedere un po' più in dettaglio perché è un po' l'argomento della mia ricerca. Queste sono, a parte appunto la versione finale di quello che vi farò vedere, le tematiche che più hanno avuto sviluppo, sono che vanno dalla neurofisiologia. Adesso si misurano i potenziali delle singole cellule, e quando si parla di memoria non si parla più di memoria in senso astratto, ma si parla di memoria delle membrane delle cellule. Quando io ho studiato, anche a me queste sembravano cose difficili o fantasiose, e invece adesso quando si parla di memoria si riconduce in termini precisissimi la memoria ai mattoni che costituiscono le membrane delle nostre cellule in alcune parti del sistema nervoso. Quindi pensate a che livello siamo. La biochimica che ha a che fare con i trasmettitori, la neurofarmacologia che ha a che fare con la produzione di nuovi farmaci, se volete questo poi è quasi l'ultima tappa del percorso che in neuroscienza è stato fatto, la neurogenetica e le neuroimmagini. Perché le neuroscienze sono così importanti? Le neuroscienze hanno preso tante volte la copertina di giornali a divulgazione laica e prendono continuamente copertine dei giornali scientifici ampi, da Science and Nature. Un 30% delle copertine di Science and Nature sono dedicate al lavoro di neuroscienza. Il tutto parte dalla centralità della biologia. Nello scorso secolo si è affermata, e qui non si parla di neuroscienza, ma si parla di biologia e quindi dell'uomo in generale. E mentre fino a un po' di tempo fa l'individuo era definito un po' dalla psicologia, un po' dalle classi sociali, adesso con l'avanzamento della medicina in generale e delle scienze biologiche, delle scienze mediche in generale, si discute, come è riassunto molto bene in questo libro che se voi volete potete leggere, si è passata alla definizione dell'individuo da un punto di vista biologico, quindi non si parla più tanto di classi, ma si parla di individuo. Adesso non si parla più neanche di medicina delle evidenze, tanto per trasporlo in clinica, ma si parla di medicina personalizzata. Non è una cosa che si fa adesso, ma è una cosa che i vostri figli vedranno, che già si inizia a fare in alcuni settore di nicchia, ma i vostri figli e i vostri nipoti saranno curati secondo i criteri della medicina personalizzata. Le neuroscienze perché sono importanti, oltre a partire dalla biologia e come avanzamento della biologia? Perché quello che emerge, come vi ho riassunto, dai progressi delle neuroscienze ci portano a sapere che possiamo studiare
il funzionamento del cervello, e poi vi faccio vedere gli esempi che vi convinceranno di quello che vi sto dicendo. E questo ribalta quello che già mezzo secolo fa si diceva, che vi ho appena detto, che si considera l'individuo. Però quello che vi racconterò durante il percorso di questa lezioncina, di questa conferenza, è che poi alla fine si distinguono cervelli e cervelli. Quindi se è vero che si distinguono cervello e cervello, cervelli e cervelli, è anche vero che ognuno di noi è diverso da chi gli sta a fianco, anche Felice è diverso da Gerardo, però appartengono comunque ad una stessa, verosimilmente appartengono ad una stessa categoria che li identifica come persone abbastanza simili. L'altro risvolto tra il sociale, il filosofico e il medico che ha avuto questo percorso di evoluzione delle neuroscienze è che se facciamo così noi materializziamo molto il corpo umano e in particolare la mente, perché se diciamo che una funzione del cervello dipende da un'area da come funziona un'area e come interagisce un'area con un'altra area, ovviamente stiamo materializzando molto il funzionamento di piccole parti che messe assieme ci fanno funzionare, ci fanno pensare, ci fanno reagire in un certo modo, e tutto questo ha avuto un impatto notevolissimo dallo sviluppo delle neuroimmagini, che poi è la cosa di cui io mi occupo, e che ci dicono che noi siamo abbastanza uguali, ma siamo anche abbastanza diversi, e siamo probabilmente abbastanza diversi perché i nostri cervelli sono diversi, sono abbastanza simili da diversi, non so se riesco a rendere l'idea. E quindi è questo quello a cui le neuroscienze fino ad ora, diciamo, qualche statistico dice spannometricamente, linguaggio brutto, ma insomma il più grande passo avanti che stiamo facendo da un punto di vista generale è questo. Adesso, siccome si parla sempre dell'Italia, questa è la posizione dei neuroscienziati in Italia, chi di voi bazzica un poco su internet sa che esiste un sistema, probabilmente sa, o se non lo sa, brevemente lo riassumo io. Questa è la produzione, esatto, della culturale in termini di produzione scientifica su riviste internazionali, eccetera, eccetera, che possono essere recensite e citate, dell'Italia. L'Italia, nonostante una schifezza di contributo che lo Stato dà alla ricerca, è al quarto posto, ed è al quarto posto regolarmente. Cioè noi siamo battuti solamente da, ovviamente, dagli Stati Uniti, che fa 10 volte meglio di noi. Ma gli Stati Uniti sono un altro mondo, poi ci passa avanti solamente la Germania e l'Inghilterra, siamo avanti al Canada, siamo avanti alla Francia, siamo avanti al Giappone, quindi una nota di ottimismo in un paese così bombardato secondo me ci vuole. Del resto questo non è ottimismo, questi sono i fatti, se avessimo più denari probabilmente faremmo ancora meglio. E adesso vediamo la qualità della vita. La qualità della vita è... Allora, si può definire come il livello di benessere percepito e sperimentato abitualmente da un individuo, non riconducibile ai tradizionali parametri di tipo economico, ma misurabili attraverso un insieme di indicatori sociali atti a valutare sul piano dei singoli soggetti la garanzia di opportunità reali di autorealizzazione individuale. Adesso tutto questo si applica diversamente però a diverse categorie di soggetti, perché la qualità della vita per un individuo sano è un conto, la qualità della vita per un individuo malato è tutta un'altra storia, come si vede molto bene in questa diapositiva che riassume quelli che sono i parametri identificati per misurare la qualità della vita. La qualità della vita è qualcosa che serve anche in farmacoeconomia per stabilire si dà un farmaco, non si dà un farmaco, si fa un intervento o non si fa un intervento, ha delle scale di misurazione
precise, non certamente non oggettive o non oggettive al massimo, se l'Agenzia Europea del Farmaco deve immettere sul commercio, deve permettere la registrazione di un farmaco in commercio, si basa su alcuni parametri tra cui la qualità della vita. Come vedete, come ho bisogno degli occhiali per rileggerlo, qui si parla di psicologia, di sociale, di disabilità, di danno, di sintomi e di fisica, ma questi sono domini che sono poi intersecati con qualcosa di un po' più difficilmente misurabile. Basti pensare alla spiritualità, alla soddisfazione della vita, alla funzione sessuale, al supporto sociale, alla vitalità. Tutto questo però, ecco, se voi riferite la qualità della vita ad un soggetto, ad un individuo sano, ed è una delle tre categorie principali a cui si fa riferimento quando si misura la qualità della vita, ovviamente la dimensione sociale ha una dimensione importantissima. Se invece si parla di un soggetto malato, i sintomi e la disabilità sono prominenti. E adesso, con l'avanzamento della medicina e non solo delle neuroscienze, abbiamo una terza categoria di pazienti o di individui, che sono gli individui a rischio. Chiunque di voi ha letto la vicenda di Angelina Jolie, che si è fatta asportare il seno perché aveva una predisposizione, una predisposizione genetica ad ammalare di cancro al seno. Quindi capite bene che c'è perlomeno un'altra, una categoria che prima non esisteva. Adesso, nel 2014, abbiamo un'altra patologia di individuo a rischio in cui la qualità della vita si misura ancora diversamente. Adesso, come vi dicevo, vi faccio vedere alcuni esempi che ovviamente per voi sono complicati, ma che io vi riassumo con un messaggio molto semplice e mi ripeto, sono esclusivamente degli esempi, ce ne sarebbero tanti altri, non necessariamente gli esempi che vi porto sono i più eclatanti e i più importanti in quanto applicatura nella pratica clinica, però credo che questi esempi vi convinceranno di un assioma, e cioè il miglioramento delle neuroscienze ha portato a un miglioramento in qualità di diagnosi, eccetera, eccetera, e tutto questo ovviamente per un paziente si traduce in miglioramento di qualità della vita. È una tautologia, non c'è neanche bisogno di dimostrarlo, è stato dimostrato, ma non c'è neanche bisogno di dimostrarlo. Per quanto riguarda invece uno dei messaggi che cercavo di darvi all'inizio e sul quale mi spenderò un poco meglio nella parte finale della mia relazione, è quello sulla comprensione dei meccanismi di malattia. Adesso il grande pubblico non sa che ci sono stati X avanzamenti o alcuni avanzamenti nella comprensione del meccanismo di malattia. Però se una qualsiasi persona si appassiona a questo argomento e vede i progressi che sono stati fatti, la speranza, che era una delle le aspettative, che era una delle voci che abbiamo visto qui, che sono le condizioni psicologiche, sono sicuramente anche quelle impattate anche in un soggetto sano. Sapere che il mondo, che la cultura e il progresso sta facendo dei grandi miglioramenti in quanto a comprensione dei meccanismi di malattia, prima o poi ci porterà a una soluzione al problema. Non sarà per noi, non sarà forse per i nostri figli, ma è ragionevole pensare che per i nostri nipoti tutto questo produrrà ci sarà un passaggio tra comprensione del meccanismo di malattia, miglioramento nella comprensione del meccanismo di malattia e qualità della vita. E adesso vi faccio vedere alcuni esempi che il mondo delle neuroscienze, i neuroscienziati hanno prodotto, e l'ho diviso in quelle poche categorie che vi ho fatto vedere. Miglioramento della diagnosi, malattie di Parkinson e tremore essenziale, tutti e due i pazienti tremano. In tanti casi è semplice per la diagnosi di differenziale tra tremore essenziale e morbo di Parkinson. Il tremore essenziale è una malattia non invalidante, il morbo di Parkinson è una malattia invalidante. Bene, se mentre prima ci dovevamo affrontare su altri parametri, il tremore essenziale risponde all'alcol. Io ho iniziato a lavorare
ho lavorato 2 anni in Inghilterra, appena arrivato mi hanno dato l'ambulatorio del lunedì mattina e vedevo un sacco di pazienti alcolisti con altri problemi, perché erano pazienti con tremore essenziale che sapevano o avevano scoperto che l'alcol gli faceva passare il tremore essenziale, specialmente durante il weekend bevevano alla grande, perché perlomeno stavano bene durante il weekend, al mattino del lunedì venivano in ambulatorio tutti scassati, un po' dal tremore essenziale, un po' dal non si capiva niente. Adesso è stata messa a punto una tecnica che si chiama DAT scan, che marca il sistema che trasmette il metabolita che manca nella malattia di Parkinson. Quindi quando avete un dubbio, mentre prima ci si doveva arrampicare sugli specchi per fare una diagnosi differenziale tra malattia di Parkinson e tremore essenziale, adesso c'è questo sistema che appartiene al mondo della medicina nucleare, che vi permette di differenziare un paziente col Parkinson e un paziente del tremore essenziale. Il semplice fatto di dire a un paziente c'ha il tremore essenziale e non c'ha il Parkinson è già sicuramente un avanzamento della qualità della vita. Sfido chiunque che ha un problema del genere a non essere soddisfatto della comunicazione di una mancanza di una diagnosi tosta, non in tausta ma certamente tosta. Faccio un salto così, ecco, un altro avanzamento della malattia di Parkinson che forse voi avete visto il film Risvegli, quello l'avete visto? Sì. Con Dustin Hoffman. Sì. Lì fu scoperta la levodopa, questo farmaco, sì, questo farmaco qua. Tranquillante, che cos'è? No, non è la tranquillante, è la sostanza che manca ai pazienti che hanno la malattia di Parkinson, è un piccolo, la dopamina, in un piccolo nucleo del cervello. Il neuropsicologo che scrisse quel libro, che è Oliver Sacks, che ha scritto altri libri meravigliosi, e dalla sua produzione medico-scientifica hanno tratto due film, uno è Risvegli e l'altro è quello sempre con Dustin Hoffman, come si chiamava? Raymond, l'uomo della pioggia. In quel libro Oliver Sacks, che è uno, se voi lo vedete, uno scaricatore di posto, ma ovviamente ha una penna meravigliosa, descrive appunto il ragazzo autistico, e comunque per ritornare alla dopa, chi di voi ricorda il film Risvegli, questi pazienti americani affetti da encefalite letargica, che col Parkinson ci azzecca per metà, perché i pazienti avevano il Parkinson e poi dormivano, avevano un'encefalite letargica, e oltre alla letargia avevano la malattia di Parkinson. Si presero questa, Oliver Sacks gli diede la dopa e iniziarono a correre, poi correvano anche appresso alle infermiere, perché la dopa aveva un effetto antistimolante da quel punto di vista. Però allora, questo è stato l'inizio della storia, dopodiché la storia è molto lunga. Dopodiché la storia è molto lunga, non tutti i pazienti vanno bene, e l'efficacia della terapia per l'avanzare della malattia a un certo punto si può anche esaurire. Avete visto voi il Papa che era stato appena fatto santo. A che punto siamo arrivati? Siamo arrivati alla stimolazione del nucleo deficitario in pazienti in fase avanzatissima. E è vero che è una patologia rara, una patologia di nicchia, una malattia avanzata, eccetera, eccetera, però vi faccio vedere un esempio. Si mette un elettrodo nel cervello, quindi è una procedura abbastanza invasiva, però è una procedura che adesso vi faccio vedere quanto migliora la qualità della vita in questi pazienti. Questo è un paziente, ecco qua, questa è una paziente, una nostra paziente, che ha fatto questa terapia, e questo è prima, no, non lo faceva apposta, ritorno indietro, posso ritornare, se ve lo posso far vedere, ecco, questa è la paziente
prima che facesse questo intervento, che è ovviamente un intervento complicato, perché ha bisogno di tutta una preparazione, e questa è la paziente dopo l'intervento, con una dose di farmaco che era la metà di quella che pigliava prima. Vedete come la signora riesce a stare quasi ferma e a eseguire dei movimenti che prima si sognava minimamente di fare. L'altro progresso che probabilmente vede un po' più, di cui potreste avere più conoscenza, è la sclerosi multipla, malattia molto conosciuta anche nei media per una vicenda un po' antipatica che è successa con la moglie di Pavarotti. Adesso, la malattia, la sclerosi multipla è una malattia che autoimmune, che molto invalidante o abbastanza invalidante per i soggetti giovani, e guardate che selezione di farmaci abbiamo, e siamo arrivati a farmaci che sono per certi versi, sono totalmente innovativi, per cui si costruiscono gli anticorpi monoclonali contro le cellule che non funzionano bene, e questi farmaci adesso si chiamano disease modifying perché modificano il decorso di malattia. Tutto questo senza l'avanzamento della conoscenza in neuroscienze non sarebbe stato possibile. Forse la più grande novità del momento sono gli anticorpi anti-GGRP nell'emicrania. L'emicrania è una malattia molto diffusa e la cui patogenesi è abbastanza chiara, e cioè si tratta di un disturbo della trasmissione trigemino vascolare, per cui i recettori che stanno nella parte esterna del nostro cervello. Poi, se qualcuno vuole saperlo un po' più chiaramente, io sto cercando di fare le cose il più semplici possibile. Se mi ascoltasse qualcuno competente mi prenderebbe per un mezzo matto o per un incompetente. Adesso sono stati messi a punto degli anticorpi monoclonali contro questo neurotrasmettitore che svolge un ruolo importantissimo nel trattamento dell'emicrania, e questo non è un trattamento per la crisi di emicrania, si fa un'iniezione o sottocutio o in vena, ma questo ha poca importanza, e i pazienti sono liberi da emicrania per un periodo variabile anche fino a 3 mesi. Quindi pensate quanto progresso c'è dietro a questa novità. Per parlare di genetica, per esempio, le malattie genetiche a trasmissione mendeliana, e per trasmissione mendeliana si intende una patologia autosomica dominante che si trasmette nella metà della popolazione che prende origine dai due genitori. Questo per esempio è una malattia che anche io vedo con difficoltà. Di pazienti con malattie di Pompe ne ho visti in vita mia una decina in tutto, e hanno una malattia genetica per cui si accumula il glicogeno nel muscolo, e il muscolo viene sopraffatto dal glicogeno e non funziona più. Adesso è stato messo a punto una terapia enzimatica sostitutiva, per cui questi bambini o questi adulti riprendono a funzionare regolarmente. Altro argomento, non questa volta di nicchia, ma molto molto più impattante sulla vita di tutti i giorni, che ci vede sfavoriti a noi pazienti campani, perché noi non siamo fortunati come altri italiani o come altri soggetti che vivono nel mondo occidentale, è per esempio l'RTPA. Se noi riuscissimo ad organizzare un servizio utile che va dalla casa del paziente all'ospedale attrezzato per somministrare l'RTPA, l'RTPA è un farmaco anticoagulante che usano i cardiologi. I cardiologi ormai salvano vite umane a bizzeffe, per me morire di infarto è quasi una rarità, perché basta avere a portata di mano una unità
coronari, ce ne sono tante, ti fanno l'RTPA tissutale prima dell'angioplastica, spesso non si arriva all'angioplastica. Se questo fosse praticabile per l'ictus cerebrale, probabilmente arriveremmo quasi alla stessa dimensione. Nell'ictus cerebrale la grande difficoltà è che è difficile riconoscere l'esordio della malattia, mentre l'infarto è facile, ti viene il dolore, ti manca il fiato, vai dal cardiologo, ti fa un elettrocardiogramma, ti prende gli enzimi e la diagnosi è fatta. Nella ischemia cerebrale puoi avere un ictus di notte, mentre stai dormendo non te ne accorgi, puoi avere un ictus che è una ischemia che interessa una regione clinicamente poco rilevante, i segni e sintomi non si manifestano se non dopo qualche ora. Adesso, dopo qualche ora può essere tardi per fare l'RTPA. L'RTPA deve essere fatto entro 3 ore e mezzo, 4 ore e mezzo, massimo 6 ore dall'insorgenza dei segni, dall'insorgenza della malattia. E quindi il paziente deve essere diagnosticato, portato in ospedale, deve fare questo trattamento. Se fa questo trattamento però gli esiti favorevoli sono 55% di aumento della sopravvivenza. Queste sono figure impressive, cioè il miglioramento dei pazienti che riescono a fare l'RTPA è assolutamente spettacolare. Il miglioramento delle conoscenze nelle neuroscienze non è stato accompagnato. In regione Campania non abbiamo neanche una stroke unit, siamo l'unica regione in Italia che non ha neanche una stroke unit. In Lombardia ce ne sono credo 18, perché voi capite bene che se vi portano in ospedale vi devono portare in ospedale vicino, perché se ci mettete 4 ore per arrivare in ospedale siete già giocata la possibilità. Ma insomma, se ci mettiamo a parlare di queste cose, il parere di tolleranza non finisce mai. L'altra cosa che volevo segnalarvi, perché è probabilmente un'altra delle frontiere importantissime e bellissime su cui sapremo di più o sapranno di più i nostri eredi, è che io ho studiato e si diceva che le cellule nervose, tutti quanti voi sapete che noi abbiamo diversi miliardi di cellule nervose e ogni giorno ne prendiamo diverse migliaia, e queste cellule nervose non si rigenerano mai. Non è vero, perché adesso è dimostrato chiarissimamente che anche le cellule nervose si riproducono, in particolare si riproducono in alcune aree come quelle dell'ippocampo, però è vero, e questo ha a che fare con alcune cose che vi farò vedere dopo, quello che probabilmente avete sentito parlare, la plasticità neuronale. Non ne avete sentito parlare? No, pensavo che questa cosa, cioè il recupero da... Beh, se voi pensate, un paziente ha un ictus, giusto? Dovrebbe rimanere tale quale. E invece vedo tranquillo che non è così. Invece, per fare l'esempio più semplice, il paziente che ha l'ictus migliora. Migliora perché gli fa della fisioterapia, ma migliora anche perché il cervello recupera con dei meccanismi che si chiamano appunto plasticità neuronale. Per cui, però ve lo... Allora, per adesso fermiamoci a questo, poi vi faccio vedere qualche esempio e vi convincerò di che cos'è la plasticità neuronale e del ruolo che ha nel miglioramento, infine, della qualità del disturbo del paziente e quindi della qualità della vita. Il tutto si applica già al declino cognitivo, alla neuroriabilitazione cognitiva e all'altra cosa che va molto di moda, ancora una volta non so se ne avete mai sentito parlare oppure no, riserva cognitiva. Dite sì, perché così le leggiamo. No, la sappiamo, però mi preparo. Però ve l'avevo detto che era una cosa. No. Allora, che cos'è la riserva? Che cos'è la riserva cognitiva? Domani, domani, domani. Però io una spolveratina ve la do. Allora, che cos'è la riserva cognitiva? Vediamo come riesco a spiegarvela. Se prendete una popolazione di persone anziane che si avviano alla demenza,
perché noi abbiamo tanta più demenza nel 2014 di quanto ne avevamo 50 anni fa, perché viviamo di più. È inevitabile che che cosa è stato dimostrato? Che persone con un alto livello di educazione diventano meno dementi. Cioè, se prendete due categorie, due gruppi, esiste un paese in America che si chiama Rochester, Minnesota, dove c'è la Mayo Clinic, dove tutti i pazienti sono schedati, computerizzati per tutto quello che hanno avuto in tutta la vita, da quando sono nati a quando un giorno moriranno, da 50 anni. Quindi è una popolazione epidemiologica perfetta. Allora, ce ne sono anche un altro paio di isolati, non isolati, di sistemi sanitari organizzati come questo, ma il più famoso è Rochester, Minnesota, dove hanno condotto quasi tutti gli studi epidemiologici, da quello dell'aspirina a quello della cataratta, perché avendo questo registro potete fare quasi tutto. Allora, che hanno fatto? Hanno preso pazienti anziani con 8 anni di educazione e pazienti anziani con meno di 8 anni di educazione, e hanno visto che 100 pazienti anziani con 8 anni di educazione, cioè con 8 o più anni di educazione, 100 pazienti anziani con 8 o meno anni di educazione, quelli che avevano più educazione erano meno dementi o arrivavano più tardi alla demenza. Perché si è pensato che l'educazione favorisse lo sviluppo del cervello, lo sviluppo non quello genetico, ma quello che tu nella vita fai fare al tuo cervello. Poi il discorso si è ampliato, perché ovviamente chiunque capisce che non si tiene in attività il cervello solamente con l'educazione, e quindi adesso si parla di riserva cognitiva, che è un insieme di cose che hanno a che fare come con alti livelli di educazione, con attività occupazionali intellettuali e con attività ricreative stimolanti, come è riassunto qui. Che significa che se tu fai, ripetuti, 18 anni, puoi fare 25 anni di educazione, se tu continui a tenerti informato è sempre educazione, se tu fai una vita stimolante, che per stimolante si intende tutto, il stimolante può essere anche quello che si applica a coltivare il giardino e a fare i fiori più belli del vicino, eccetera eccetera, e non necessariamente il brain training. Il brain training è solo una piccola parte di tutto, però poi dopo ci vediamo, perché anche quello è importante. Allora, si è visto che e la riserva cognitiva è misurabile come la qualità della vita, si dà un peso all'attività lavorativa, si dà un peso all'attività ricreativa, si dà un peso anche all'attività fisica, perché anche l'attività fisica sviluppa, perché non è che noi facciamo uno sport e ci muoviamo senza pensare col cervello. Se non pensiamo col cervello, e se il cervello non ci aiuta a coordinare tutto quello che dobbiamo fare, ovviamente l'attività non si svolge. Quindi adesso si sa che più riserva cognitiva hai acquisito, è come un conto in banca, tu nasci con un cervello buono, e quindi è il tuo conto iniziale, quello che ti hanno lasciato i tuoi nonni, i tuoi genitori. Poi questo conto in banca può rimanere quello, o lo puoi arricchire con l'educazione o con una grande riserva cognitiva. Tutto questo come si produce? È sempre di nuovo molto più. Prego? Dicevo, il gioco degli scacchi può essere utile. Tutto questo, dicevo, l'aumento della riserva cognitiva, come si può mai produrre nel cervello? Si produce grazie all'aumento o delle cellule o della plasticità neuronale tra le cellule. O fate aumentare il numero delle cellule, o aumentate la connessione tra le cellule. Vi faccio alcuni esempi semplicissimi e bellissimi. Qualche anno fa gli inglesi si sono presi la briga di fare un esperimento sui tassisti di Londra e di misurargli con la risonanza magnetica lo spessore dell'ippocampo. L'ippocampo è la struttura del cervello che per prima salta quando un paziente diventa demente, è quello dove è concentrata una buona parte della memoria. Parliamo di tassisti, quindi persone adulte ma non vecchie, e hanno fatto uno studio misurando lo spessore dell'ippocampo
in tassisti che guidavano con il navigatore e in tassisti, questo per 6 mesi, che andavano avanti senza navigatore. Poi hanno misurato la volumetria dell'ippocampo, che è una nocciolina così che sta dentro al nostro cervello, e hanno visto che i tassisti che facevano il loro lavoro senza navigatore in età adulta aumentavano lo spessore dell'ippocampo. Quindi che vuol dire? Che aumentavano o il numero dei neuroni o le connessioni tra i neuroni. E questo dimostra che quindi i neuroni possono o moltiplicarsi o connettersi di più tra di loro anche in età adulta e anche in seguito all'esercizio. Questo ha un'implicazione enorme per la popolazione generale. Non c'è differenza tra il cervello femminile e quello maschile? Sì, un po' di differenza c'è. Cioè, noi abbiamo delle connessioni in più rispetto alle vostre, no? Non è uno specifico, il cervello femminile e maschile sono differenti e sono sostanzialmente differenti per il funzionamento di alcune aree del cervello che servono di più alle capacità esecutive. E sono diverse per le connessioni che esistono in alcune aree del cervello che di nuovo servono di più per le funzioni esecutive. Quindi, per ritornare a quello che stavo dicendo, si è visto appunto che la rieducazione cognitiva che può essere fatta con gli scacchi, noi abbiamo di recente messo a punto una cosa stupidissima, perché quest'anno è stato l'anno mondiale del cervello, e noi della Società Italiana di Neurologia siamo stati invitati a fare diverse cose divulgative, a me toccato il compito proprio di parlare di riserva cognitiva. Se voi ad una persona anziana, non demente, gli dite di fare alcune cose come che impegnano il cervello, quella persona ritarderà l'esordio della demenza. Il trucco è che purtroppo quando gli viene la demenza quello peggiora più rapidamente degli altri, perché ha esaurito tutte le cellule che si poteva giocare. Quindi se poi il demente ignorante, scusatemi la volgarizzazione, ci mette qualche anno per diventare totalmente demente, il demente colto quando diventa demente poi diventa più rapidamente demente. E qualsiasi cosa, anche l'attività sportiva, il gioco degli scacchi, ma basta il brain training, l'uso del computer, sempre quello della myopia, l'enigmistica, qualsiasi cosa che tiene allenato il cervello è come un muscolo, quindi se voi non lo fate allenare quello la genetica ci ha permesso di fare diagnosi e adesso si sente parlare di una ulteriore novità in tema di genetica, e cioè l'epigenetica. Che cos'è l'epigenetica? Per genetica si intende una malformazione del vostro DNA che produce una proteina anomala o non produce una proteina che vi serve, però è il vostro DNA che non funziona. La epigenetica è un'altra cosa che per certi versi ci ha complicato, ci complica la vita, ma quando la riusciremo a capire ce la faciliterà moltissimo, perché che cosa succede? Che persone che hanno un DNA perfettamente normale possono sviluppare una malattia. E possono sviluppare una malattia perché i fattori che vengono dall'esterno modificano il DNA, senza alterarlo, ne modificano il funzionamento. Quindi questa è un'altra delle frontiere di avanguardia, e di enorme avanguardia, nel mondo delle neuroscienze. Quindi tutto questo mi porta a fare alcune considerazioni sulla genetica. Perché le faccio per la genetica e non per le altre cose? Perché la genetica è uno degli argomenti eticamente più sensibili. Sapere di avere una malattia genetica può essere una condanna per una persona che non ha nessuna malattia, che non, clinicamente non manifesta niente, quindi impone alcuni comportamenti del medico e dell'individuo e della società che sono diversi da
qualsiasi altra cosa. L'esempio di Angelina Jolie è uno dei tanti esempi. Sì, voi avete probabilmente visto che si è scatenato un dibattito, ha fatto bene o non ha fatto bene. Lei aveva solo il rischio di avere, certo, e si è fatta togliere tutti e due i semi. Quindi capite bene che le implicazioni etiche di questa enorme evoluzione delle conoscenze ci fa vivere in un altro mondo. E adesso vi faccio vedere alcuni dei nostri lavori che abbiamo, tutti i napoletani che abbiamo prodotto nel mio centro di ricerca. Io da quando sono tornato negli Stati Uniti ho messo su un laboratorio che ha a disposizione una macchina molto avanzata di risonanza magnetica che ci ha permesso di fare un bel po' di studi. Ve ne presento alcuni che spiegano concludono e arricchiscono il discorso che vi facevo sulla comprensione dei meccanismi di malattia. Questo dove si trova? Scusa. Questo centro si trova in una clinica convenzionata a Napoli, ma è un centro dell'Università di Napoli, e questi ci tengo a farvi vedere chi sono i miei collaboratori, per dirvi anche un'altra cosa, che questo è un centro interdisciplinare e che queste persone sono... alcune di queste persone rappresentano un esempio di rientro del cervello. L'ingegnere Fabrizio Esposito è tornato a lavorare con me da una posizione di professore che aveva all'Università di Maastricht, è tornato a lavorare con me ed è rientrato formalmente in Italia con il meccanismo del rientro dei cervelli. Io, Alessandro Tessitore, Simona Bonavita e Antonio Gallo abbiamo passato tanti anni all'estero e siamo tornati a lavorare in Italia. E adesso vi faccio vedere alcuni dei lavori che abbiamo fatto che rappresentano avanzamenti abbastanza senza falsa modestia, abbastanza importanti nella comprensione del meccanismo di malattia. Questo è un paziente, questo è uno studio che abbiamo condotto sugli emicranici. Abbiamo stimolato con un meccanismo che dà una stimolazione sul viso a diverse temperature viso di pazienti emicranici e abbiamo registrato l'attività elettrica cerebrale nel cervello dopo queste stimolazioni. Queste sono le attivazioni che si vedono, abbiamo fatto dei pazienti e dei controlli a 53 gradi e a 51 gradi. A 51 gradi, scusatemi, qui c'è un errore, perché questo è 41 gradi, a 41 gradi la stimolazione è appena appena tanto dolorosa, a 53 gradi è dolorosa. Se vi fanno se vi applicano per qualche secondo una temperatura di 53 gradi sulla pelle del viso, fa male. Che cosa succede? Che vedete, i pazienti rispetto ai controlli attivano di più questa bestiolina qui e i controlli attivano di meno. A 53 gradi i pazienti attivano di meno e quindi i controlli attivano di più quest'altra bestiolina. Allora, questa bestiolina è la nostra corteccia somatosensoriale primaria, dove noi avvertiamo coscientemente il dolore. Se voi sentite dolore, quest'area del vostro cervello si attiva, si attivano tante altre aree, ma questa è l'area primaria, la più importante di tutto. Questa invece è un'area che si chiama cingolo anteriore, che ha a che fare con la cognizione e con l'anticipazione del dolore. E allora, perché a 41 gradi non è ancora doloroso, è l'anticamera del dolore, perché a 41 gradi i pazienti attivano di più quest'area rispetto ai controlli. Ve lo spiego io da emicranico, ma sicuramente sarete d'accordo con me. Questa è un'area che ha a che fare con il nostro sistema cognitivo e in particolare con l'affettività, con i ricordi, e quindi se voi siete emicranici e se c'è qua dentro qualcuno che è emicranico e gli date uno stimolo che è al limite del dolore, l'emicranico che cosa fa? Si mette paura. Si mette paura che quello stimolo, che quel dolore è l'inizio della crisi emicranica. E quindi che cosa fa?
l'emicranico attiva di più quest'area perché c'ha paura. Come ho tradotto anche in italiano, questa parte è la parte in cui l'emicranico si mette paura di quello che potrebbe succedere, e la paura si realizza attraverso, e quindi vedete, questo è un esempio in cui noi con le neuroimmagini, con le neuroscienze, riusciamo a misurare, a valutare, forse misurare è esagerato, ma riusciamo a studiare e a valutare l'attività del cervello. Quindi l'emicranico sente un po' di dolore, sente qualcosa che gli anticipa il dolore, si mette paura, e la paura corrisponde all'attivazione di quest'area. Che cosa fa invece l'emicranico? Guardate che il nostro cervello è fenomenale come funziona, eh? Che cosa fa l'emicranico quando c'ha dolore? Adesso, questo non è un dolore emicranico, questo è un paradigma sperimentale, quindi durante l'emicrania è impossibile mettere un paziente là dentro e fargli queste cose, quindi ovviamente non è perfetto l'approccio al problema, però questo è un dolore, 53 gradi è dolore. Che cosa fa l'emicranico? L'emicranico sopprime, cerca di sentire meno dolore. E come fa a cercare di sentire meno dolore? Attiva di meno l'area primaria del dolore. È convincente? Sì. Poi, questo è un altro lavoro che è appena uscito su Neurology. Neurology è la rivista più importante che c'è in neurologia, in cui abbiamo studiato, però questo è troppo tecnico, sì, questo lo salto. Altro avanzamento, vi dicevo, si vedono le connessioni. Adesso, questo probabilmente l'avete letto sul Corriere della Sera, è uscito, se a voi non è interessato, lo capisco, però gli Stati Uniti hanno finanziato il progetto Genoma negli anni 90, adesso hanno finanziato il progetto Connettoma, forse l'avete letto, no? Allora, che cos'è il Connettoma? Questo. Il progetto Connettoma è un progetto che finanzia gli studi che vedono, che riescono a misurare, che mirano a misurare le connessioni tra le reti neuronali. Quando io ho studiato, noi abbiamo studiato l'omuncolo di Penfield, che è questo uomo tridimensionale con una testa enorme, con delle braccia enormi, con un pisello enorme, perché quella è la rappresentazione dell'area motoria primaria nel nostro cervello. C'è una fettina del nostro cervello in cui c'è la rappresentazione delle unità motorie che ci fanno muovere il braccio, eccetera, eccetera. E quindi noi siamo, io, quindi non tanti anni fa, ho studiato che il cervello aveva un'area motoria primaria per farci muovere. Adesso questa cosa è sorpassata di alla grande, perché prima si è dimostrato che esistono le aree premotorie, cioè l'area motoria primaria non è per niente primaria, perché ci sono le altre aree che dicono all'area motoria primaria muovi la mano, non si muove autonomamente la mano, ma c'è un'area nobile, quella frontale del nostro cervello, che deve dire all'area della mano muoviti. Adesso sappiamo che la cosa è un po' diversa, perché non esiste l'area motoria, ma esiste il network motorio, che comprende le aree premotorie, le aree motorie primarie, le aree supplementari, eccetera, eccetera, eccetera. Come è riassunto in questo lavoro che abbiamo fatto nel 2005, in cui si vedono, questo per esempio il visual network, sono le aree visive, le aree del network visivo, il network uditivo sono le aree della corteccia uditiva e tutte le altre aree del cervello che ci servono per sentire e per capire quello che sentiamo. Così ci sono le aree sensomotorie, di cui vi dicevo. Il network più interessante però è questo, che si chiama default mode network, è un insieme di aree che servono per prepararci a fare qualsiasi cosa. Questo sistema consuma la maggior parte delle energie del nostro cervello, è sempre in attività e serve per comprendere meglio, se lo chiamo per esempio cervello interno. Io e voi, per fare qualsiasi cosa, dobbiamo, prima di iniziare qualsiasi cosa, sapere
chi siamo, che abbiamo dentro, che cosa vogliamo fare e in che contesto lo vogliamo fare. È una rete che ci serve per prepararci a qualsiasi cosa. Poi, se io voglio muovere la mano, la mia rete di default si spegne e dà spazio alla rete senso motore che mi fa muovere la mano. Adesso, in questo lavoro che ha preso la copertina di Cefalalgia, e Cefalalgia è la rivista più importante per i ricercatori che si occupano di emicrania e di cefalea, noi che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una parte di questa rete che chi di voi soffre di emicrania sa che lo stress gli fa facilmente venire l'emicrania. Adesso, come sopportiamo noi lo stress? E come l'emicranico sopporta lo stress? Non sempre la stessa condizione stressante ti fa venire l'emicrania. Fortunatamente c'è una sola emigrante qua dentro, quindi posso interloquire solo con lei, solo lei mi capisce bene. Sa che una situazione stressante oggi sono io. No, è lei, è lei. Infatti ho i triptani appresso sempre. Esatto. La stessa situazione può essere stressante al punto da farle venire il mal di testa una emigrante una volta, ma può non essere stressante una volta stesso. Tutto questo probabilmente dipende dalla incapacità del cervello emicranico di gestire i problemi della vita quotidiana. In questo lavoro, che è complicato e quindi ve lo riassumo semplicemente in due parole, noi abbiamo dimostrato che in emicranici e soggetti normali che non avevano nessun disturbo psicologico, cognitivo, niente, la rete esecutiva, che è una parte della rete di default, non funziona bene in condizioni di riposo. Dunque le possibilità sono due: o non funziona bene perché è emicranico e quindi gli ha scassato la rete esecutiva, oppure cosa più probabile, estremamente più probabile e in maniera convincente più probabile, il paziente emicranico ha una disfunzione della rete esecutiva in condizioni normali, perché questi lavori sono tutti fatti in condizioni di riposo normali, lontani dalle crisi. Il paziente emicranico ha una connessione delle reti esecutive che non funziona bene come le persone tra virgolette normali o non emicranici, e quindi per quel motivo non riesce ad adattarsi alle difficoltà della vita quotidiana che lo penalizzano in una situazione stressante. Posso fare una domanda? Normalmente dicono che nelle donne una delle cause dell'emicrania può essere anche ormonale, io me ne rendo conto. Sì. Questo meccanismo può succedere anche agli uomini, accade anche agli uomini? No, le donne hanno la ritenzione idrica che gli fa venire più emicrania nel periodo premestruale. Infatti, con gli uomini hanno lo stesso. No, non ce l'hanno. Quindi la causa è diversa. Gli uomini hanno un meccanismo. La causa dell'emicrania è solo sì, l'attesa. Sì, cioè una delle tante, diciamo così. No, non una delle tante. La patogenesi, sempre quella è. Poi la puoi mettere in moto perché c'è l'artrosi, gli tocca perché uno non hai dormito. Perché non hai dormito, eccetera. Nelle donne si realizza in quel periodo si realizza una ipertensione idrica che determina. La storia è un po' complessa, che determina un'attivazione di una parte del sistema trigeminale che ha a che fare con il sistema vegetativo, e quella è la spina irritativa delle donne. L'uomo non ce l'ha questa. E poi perché sempre, non so se accade solo a me o per tutti gli emicranici, sempre nella stessa parte della cioè a me nel mio caso nel lato destro, non perché so se è sempre, perché non mi capita mai nel lato sinistro, sempre nel lato destro. Sì, perché evidentemente lei ha una disfunzione nel complesso trigeminale che sta nel... Quindi l'emicranico non ha sempre il dolore nella stessa parte del... Non sempre. Può essere alternato, diciamo. Può essere. Poi, questo è un altro lavoro, in questo caso abbiamo preso la copertina di Multiple Sclerosis, che è il giornale più importante per chi si occupa di sclerosi multipla, e qui abbiamo dimostrato ancora una volta che i pazienti... E lo stesso concetto è espresso in questo lavoro che invece è uscito su Neurology, dove ci hanno fatto l'editoriale, dove abbiamo dimostrato che i pazienti con le... Vi riassumo, in modo che cos'è la sclerosi multipla? È una malattia che è dovuta alla presenza di lesioni nel cervello. Tu puoi avere lesioni in una zona che è molto
è clinicamente rilevante e questo si manifesta, per esempio ce l'hai nel nervo ottico e non ci vedi, ce l'hai in un altro posto del cervello che è clinicamente meno rilevante e non te ne accorgi proprio. Però che cosa succede? Puoi avere un gruppo di persone con le stesse lesioni identiche, stesse età, stesse lesioni, negli stessi posti, in alcuni non se ne accorgono proprio e altri invece stanno malissimo. Tutto questo perché? Per la plasticità neuronale, perché alcune persone, come dimostrato in questi lavori che non vi riassumo neanche, perché alcune persone hanno e mettono in moto dei meccanismi di plasticità tali per cui la lesione che è venuta allora recuperano. È questo che abbiamo dimostrato in questi lavori. Altri invece fanno una lesione, non riescono a recuperare perché hanno meno plasticità neuronale e hanno dei disturbi che gli altri invece non hanno. La stessa cosa abbiamo dimostrato anche nella malattia di Parkinson e quindi ho finito con gli esempi che ho riassunto forse troppo superficialmente, però spero di aver lasciato il messaggio finale. E quindi io come concluderei io in questo contesto? Che non c'è dubbio che le neuroscienze hanno fatto progressi enormi. Alcuni di questi progressi si traducono in ricadute utili per i pazienti e quindi sicuramente utili nel miglioramento della qualità della vita dei pazienti, perché sfido chiunque a non essere contento che abbiamo la dopa, non essere contento e quindi a non vivere meglio avendo la possibilità, per esempio i pazienti con la sclerosi multipla prima facevano solo il cortisone, che non serve quasi a niente, adesso hanno farmaci che riducono la frequenza delle ricadute fino al 70-80%, se questo non è miglioramento della qualità della vita. Che tutto questo, secondo me, per quello che vi ho dimostrato, per quello che vi ho raccontato, ma non dimostrato, per quello che vi ho raccontato, avrà delle ricadute inaspettate, secondo me, sulla qualità della vita dei pazienti che verranno e probabilmente anche sulla qualità della vita degli individui a rischio e dei soggetti sani. Perché facciamo l'esempio della riserva cognitiva, giusto? Se voi siete convinti di quello che vi ho detto e se il governo e le nostre istituzioni facilitano il compito di lavorare sulla riserva cognitiva dando i computer, mettiamo che si sveglia un filantropo e dice che deve dare un computer a tutti gli abitanti della città di Telese, oppure che fa corsi di scacchi gratis con una grande attrattività a tutti gli abitanti della città di Telese. Questo nel tempo si traduce in un miglioramento della qualità della vita, non del paziente, ma dell'individuo sano. Quindi non c'è dubbio che queste conoscenze, io non ho nessun dubbio, che queste conoscenze porteranno ad un miglioramento di qualità della vita dei pazienti e riuscendo a tradurle anche in qualche cosa di sociale e non di clinico, sicuramente miglioreranno anche la qualità della vita. Ma che vi devo dire? Gli studi sulla prevenzione di ischemia cerebrale, l'ischemia cerebrale ha diversi fattori di rischio che possono causarla. Di sicuro sapete che l'ipertensione non fa bene, no? Allora, in Cina negli anni 80 hanno condotto uno studio su credo 45.000 persone, non ci sono tanti, ma 45.000 pure sono tanti, abbassandogli la pressione arteriosa di 3 mm di mercurio, non parliamo, e gliel'hanno abbassata raccomandando a queste persone di mangiare con meno sale. Quindi non parliamo di un intervento medico, non parliamo di un intervento costoso, parliamo di un intervento di politica sociale. Questo intervento, che non è costato niente, o perlomeno è costato la diffusione di un'informazione, quindi non parliamo di farmaci, parliamo solo di informazione, ha ridotto del 33% la frequenza di ictus cerebrale in una popolazione, in questi 45.000 individui, se li paragonate a altri 45.000 individui che non hanno avuto questa informazione e non hanno ridotto la pressione arteriosa di 3 mm di mercurio. Quando voi andate dal medico o vi dice 120 o vi dice 125 è la stessa cosa.
Quindi pensate, parliamo di cose piccole, 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 e parliamo di un intervento che non ha niente di clinico, è un intervento esclusivamente sociale. Quello ha prodotto un miglioramento della qualità, non un miglioramento della qualità della vita, ha prodotto una diminuzione del rischio di stroke, adesso di ictus. Capite bene che se a uno non gli viene l'ictus, adesso quando uscì, sto concludendo, non vi trattengo oltre, quando uscì negli anni Ottanta il famosissimo lavoro degli americani sui medici americani, su non mi ricordo quante migliaia di medici americani che avevano preso una dose da elefante di aspirina e che prendevano, pensate bene, 1350 mg di aspirina al giorno. Adesso l'aspirina che noi abbiamo è 500, nessuno si piglia l'aspirina, tutti quanti prendono la grande aspirina che è 100, quindi prendevano 13 volte e mezzo la dose che adesso si prende per la prevenzione dell'ischemia. Però erano altri tempi, quelli erano americani, c'erano uno stomaco diverso dal nostro. Loro dimostrarono che prendere tanta aspirina riduceva significativamente il rischio di avere un'ischemia cerebrale e di avere un infarto del miocardio. In quel periodo Woody Allen se ne uscì con una delle sue battute geniali, e cioè lui commentò: vabbè, io mi prendo tutta questa aspirina, poi allungo la vita di 15 giorni e se quei 15 giorni a Manhattan piove, chi me lo fa fare? Sì. Però Woody Allen, che è un genio e che esprime meglio gli istanti di noi la sua genialità, non aveva capito niente. Perché un conto è dire che io ti allungo la vita di 15 giorni, un conto è che io dico ti riduco il rischio di avere un'ischemia cerebrale. Primo, può anche non significare niente, perché tu puoi anche essere destinato a non avere l'ischemia cerebrale. Ma se io riduco ad una persona, se io a una persona non gli faccio dire l'ischemia cerebrale, ma mica gli allungo la vita di 15 giorni, ma o gliela allungo di molto, oppure gliela miglioro molto. E quindi, capite? Chiedo scusa, io ho una curiosità. Siamo tutti abituati, no, a pensare in termini di prevenzione per quanto riguarda tutte le malattie ormai, soprattutto quelle cardiache. Sappiamo che ci sono degli alimenti che fanno particolarmente bene, ne so, l'omega 3 piuttosto che i polifenoli, e quindi siamo bombardati da queste notizie. Per quanto riguarda invece il benessere del nostro cervello, ci sono degli alimenti che in qualche modo possono farci, ah no, al di là del fosforo, perché il pesce è stupidaggine clamorosa. No, quindi quelli fanno bene per il cuore, le alici, perché contengono gli omega 3, allora, però. Tocchiamo un argomento che è molto delicato, perché tutti quanti noi siamo sensibili a quello che ci viene raccontato dai media. Noi siamo andati sulla Luna perché abbiamo applicato, non io, non noi, ma insomma, l'uomo è andato sulla Luna perché ha applicato il metodo scientifico, no? Per cui si parte da un'ipotesi che deve avere un razionale, perché certo per Serendipity si sono fatte pure delle scoperte, ma non è più il caso. Per caso si sono fatte le scoperte, ma adesso le scoperte fatte per caso si contano sulla punta delle dita. Quindi si dovrebbe partire da un'ipotesi, dopodiché si conduce una sperimentazione seria e si stabilisce che una cosa funzioni o non funzioni. Adesso, tanto per estremizzare questo discorso, poi le do una risposta più semplice, consideriamo il caso Vannoni. Sì, Stanna. Vannoni è uno psicologo e con tutto il rispetto degli psicologi non può capire niente. Ma non ha fatto neanche una sperimentazione adeguata. Perciò, aspetta, allora... In un paese avanzato, Vannoni starebbe in prigione. Quando tanti anni fa ci fu il caso di Bella, non so se ve lo ricordo. Sì, come no. Anche Bonifacio ci ricordiamo. Allora, io perché vi racconto il caso di Bella? Io ero in America, quando successe il caso di Bella. E una sera ero a cena con due colleghi miei americani, e la CNN trasmise un servizio su Di Bella che durò 2 minuti. Per la CNN 2 minuti sono una cosa... Le guerre, gli attentati in 2 minuti. E insomma, io mi concentrai, tutti quanti facevamo attenzione a questo servizio. Il commento di uno dei due miei colleghi fu: Gianchino, scusami, ma che strano, ma perché questa persona non è in prigione?
in prigione, perché in un paese civile tu fai una sperimentazione fatta come si deve, la sottoponi agli organismi di controllo, gli organismi di controllo dice sì, hai ragione, puoi fare, puoi somministrare a degli esseri umani questa sostanza. Perché? Perché somministrare agli esseri umani una sostanza, primo, è costoso, secondo, può esporre a rischi, terzo, può modificare il percorso di terapia che quel paziente si farebbe con terapie efficaci, quindi è un obbrobrio, non so come dire in un altro modo. E l'esempio esatto è quello di Bannoni, che faceva delle cose che non avevano senso, delle provette, le cellule staminali non c'erano, lui non le sapeva somministrare. Le cellule staminali sono sperimentate seriamente in tantissime patologie e purtroppo hanno disatteso le speranze che tutti quanti avevamo, perché è una cosa complicatissima e probabilmente non avrà mai un futuro. Questa è la mia opinione, poi quando dimostreranno diversamente un altro discorso. Eppure noi siamo che cosa è stato? È stato, sono stati i media che ci hanno messo in testa questa cosa, poi arriva il magistrato che ti dice tu medico devi fare questa cosa, che non sta né in cielo né in terra. Allora ritorniamo all'alimentazione. O noi abbiamo delle carenze e allora le carenze vanno supplite con la somministrazione di quello che ci manca. L'esempio classico è la dopa. Paziente col Parkinson, gli manca la dopamina e gli devi dare. Ci sono pazienti che hanno delle patologie neurologiche perché gli manca la vitamina B12, gli devi dare la vitamina B12. Non è dimostrato da nessuna parte, in nessun mondo, in nessun contesto scientifico serio, che queste fesserie che ci pigliamo, dagli omega 3 a tutto il resto, funzionino nella prevenzione di punto. Poi, la maggior parte delle persone dicono ma non ci fanno male. Non è vero che non ci fanno male, perlomeno noi non lo sappiamo ancora se ci fanno male, perché nessuno ha dimostrato. Io ho lavorato in Inghilterra nell'ospedale di neurologia, a fianco avevamo a Londra c'è l'ospedale omeopatico, quindi non il praticone omeopatico. In 2 anni noi abbiamo ricoverato 3 persone intossicate che dall'ospedale omeopatico ci hanno trasferito. Perché l'omeopatia, che sembra una cosa banale, o la fai con l'aria fritta e allora non ti fa male, ma se lo fai con delle sostanze attive, i nostri farmaci prima erano tutti venivano dal mondo animale e vegetale, quindi se tu prendi una sostanza, il peperoncino rosso, che contiene delle sostanze attive che si trovano in tanti farmaci, un conto è che te ne mangi tanto, un conto è che te ne mangi tanto. E alla fine di pure fare male. Ma comunque, per rispondere in maniera pragmatica alla sua domanda, tutte queste implementazioni che ci facciamo non servono assolutamente a niente. Dipende dall'individuo? No, dipende dalla carenza che l'individuo ha. Se tu non hai carenze, devi fare la carenza e quindi devi utilizzare quel prodotto per azionare. Se ti manca l'acido folico, perché allora ti devi prendere l'acido folico. Se ti manca la vitamina B12, ti prendi la vitamina B12. Prendere cose che sono in regola nel tuo organismo non servono a niente, probabilmente potrebbero anche far male. Va bene, fermiamoci qua, anche perché ci deve veramente dire, c'è un applauso.